Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video su Cubeboard. Nel video precedente abbiamo visto un po' il gioco, diciamo, in generale, come sono i comandi, come sono tutte queste belle cose qua, e abbiamo iniziato a farci una bella passeggiatina verso quella che sarà la nostra prima città, vedete questa qui. Quindi oggi continuiamo a farci il nostro viaggetto e nel frattempo per strada, insomma, vi spiego un po' di cose, facciamo livellare il nostro personaggio e niente, quindi facciamoci una bella camminata. Nel frattempo io vi dico che giocando per i fatti miei, quindi nel mondo mio, perché ho due mondi su questo computer, giocando per i fatti miei ho scoperto un paio di cose, tipo che gli animali che noi abbiamo intorno possiamo allevarli, possiamo prenderli come diciamo come cuccioli, quindi se gli diamo il cibo giusto, loro iniziano a seguirci, combattono con noi e cose così. Quindi diciamo che si rendono utili anche loro. Poi, dato che a noi fanno malissimo, voglio dire, agli altri nemici potranno anche, diciamo, farli. Che cos'è questa cosa? Una casetta? Ah, siamo già in città, mamma mia. Bene, bene, bene. Ottimo. Ah, vediamo un po' sta casetta che c'è dentro. Ah, le casette sono più o meno tutte così. Ci sono i letti per dormire, che vi ricaricano la vita, ovviamente. E poi c'è un piano di sopra che non ha niente di niente. C'è una bella porticina. Scendendo dalla porticina, vediamo un po'. Dobbiamo andare ancora un po' avanti, ragazzi. Vedete, questa qua è la città vera e propria. Quindi non ci siamo ancora. Fatemi direzionare, perfetto. Quindi dicevo, le casette sono tutte così, un po' spoglie. Alla fine, quello che cos'è? Un dwarf. Proviamo a ucciderlo? Ci proviamo? Ci ha visti? Sì, che ci ha visti. Vai, vai, picchiamolo. Capriole, ragazzi, capriole. Proviamo sta final. Che bella. Picchia, 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 picchia. Non vedo un cavolo. Ok, perfetto. È uno scontro all'ultimo sangue, ragazzi. Perfetto. Ovviamente vinciamo noi. Ci ha dato uno di esperienza e qualche soldo. I soldi li useremo per comprarci qualcosina in città se necessario. Se no, ce li teniamo da parte. Allora, vediamo un po'. Ok, ora siamo veramente in città. Scusatemi se la mia voce è un po' così, ma è prima mattina, mi sono svegliato tipo 10 minuti fa. Quindi diciamo che sto mezzo rincretinito e singhiozzante perché sto ancora digerendo. So che non me ne frega niente, però è giusto per dirvi qualcosina, per spezzare un attimo la monotonia del gioco, che ovviamente non è che c'è sempre azione. Allora, vediamo un po'. Questo è il negozio di. Che negozio è questo? Ah, questo è il negozio di oggetti. Allora, vedete, noi possiamo comprarci questa glass flask, sarebbe una fiaschetta di vetro. Quindi con questa ne possiamo raccogliere l'acqua e poi farci le pozioni della vita, vedete? Se abbiamo gli heart flower. Poi c'è una lampada che sinceramente ne abbiamo già. Questo Wudang Glider è una cosina simpaticissima, ci permette di appunto di volare. La barca ci permette di andare molto più veloce in acqua. Questa è una carota. Ah, questo è cibo per animali, quindi volendo penso che con questa possiamo addestrarci un coniglio. Beh, quasi quasi questa la prendo. Ah, per prenderla, tasto destro, ci toglie i soldi e ce l'aggiunge al posto giusto, quindi ovviamente tra le cose degli animali. Dopodiché che abbiamo? Vabbè, le formule per imparare appunto qualcosina da fare con il crafting. E le bombe. Le bombe sono appunto bombe. E sono, penso, l'unica cosa che ci permette di spaccare i blocchi, ragazzi. Per il resto vediamo che abbiamo qua. Ah, questi Iron Fist. Va bene. E questa Longsword. Me la fa mettere al posto di questa? Ah sì, ma ah, però ne vuole una sola. No, no, allora niente. Pizza. Meglio due armi. Almeno penso che siamo un po' più forti, no? Con due armi. Vabbè. Quindi per il momento possiamo soltanto prenderci magari le flask. Anche perché non abbiamo tantissimi soldi. Se io vendessi queste, sì, però. Quindi facciamo una bella cosa. Io ora mi vendo questi Iron Fist. Perché tanto abbiamo le dagger che sono, diciamo, vedete, le statistiche sono le stesse, 2 di danno, 6
7,5 di vita che ci danno e 0,6 di critico. Quindi a questo punto vendiamole. Per venderle, ovviamente, tasto destro. Vedete che aumentano i nostri crediti. E ci compriamo almeno una decina di queste flask. Ok, ma direi che ci siamo. Ne ho prese 14. Perfetto. Quindi andiamocene un po' negli altri negozietti. Vediamo un po'. Comunque tenete conto che se premete M la mappa vi dice tutto, è un po' un casino, ma vi dice tutto. Vorrei andare qua, quindi mi devo girare. Eccolo qui. Questo qui dovrebbe essere il negozio di armatura. Vediamo. Eh sì, infatti vedete, noi possiamo comprarci tutte le armature che vogliamo, a patto che il nostro livello sia quello giusto e anche il nostro, diciamo, tipo. Cioè, noi siamo dei rogue. Quindi non possiamo prenderci le cose dei ranger, le cose dei maghi, queste cose qua, ok. E il nostro power deve essere quello adatto. Nel momento di power abbiamo uno solo. Che sinceramente non ho capito come si incrementa, a parte salendo di livello. Però non è che salite a livello 2 e il vostro power va a 2, ma è una cosina un po' strana, cioè non ho capito bene come funziona ancora. Mi devo fare qualche ricerca. Quindi quello lì era il negozio di armature. Poi abbiamo... Vediamo un po'. Qui possiamo allenarci contro questi cosini. Vediamo un po' la final. Oh, che bella la final fa anche un effetto strano. Penso che li avveleni, cose così. Questo è un cucciolone. Lasciamo stare. E io voglio un altro negozio, tipo... Vediamo un po'. Sempre dritto? Proviamo sempre dritto, vediamo che c'è. A parte il fatto che in ogni casa vi dico che potete dormire tranquillamente, nessuno vi dà fastidio, e in città non ci sono nemici. Questo cos'è? Ah, e questo è il crafting district, cioè il distretto dove potete usare tutti gli strumenti per craftarvi le cose. Per esempio, se avete preso il legno, davanti a questa cosa qui che è la saw, la sega, insomma, potete appunto craftarvi il legno. Cliccate qua e vi dite che avete ricevuto, e vi dice che avete ricevuto uno di legno. Che altro potremmo farci? Vediamo un po'. Una pizza. Niente di niente. Perché siamo poveri, ragazzi. Vabbè, raccogliamo questo funghetto, che può essere sempre utile. Quindi vi dicevo, lì fate le cose con legno. Poi ci sta. Qui di solito si usa il cotone e questo qui che è il filo. Dove sta? Ah, non ce l'ho, giustamente. Vabbè, ci fate questo qui. E poi vediamo che altro. Vediamo che altro. Vediamo che altro. C'è un'altra parte che vi devo far vedere. Dove c'è anche la fucina. Però non la trovo. Io quando devo cercare questi cosi per craftare sono uno sfigato. Non li trovo mai. Ah, proprio mai, mai, mai. Mannaggia a me. Ah, qua c'è il coso Eccolo, dovrebbe essere quello. Eh sì. Arrampichiamoci. Benissimo, vedete. Qui abbiamo una panca per personalizzarci le armi. Poi abbiamo qui invece la fornace che ci permette di sciogliere il ferro, l'oro e l'argento. Questo è un tavolo normalissimo. E questo è l'anvil che sarebbe appunto l'incudine, che però non ho mai capito per cosa serve ancora. Cioè, almeno io con l'altro account che è il livello 7 non l'ho ancora utilizzato. Un funghetto, che bello. Prendiamo un altro qua. Va bene, ragazzi, quindi il nostro tour della città praticamente è finito. Altro da farvi vedere non c'è in città, perché quella è quella, Quindi il distretto dell'avventuriero, abbiamo detto, ci sono i cosini per allenarci. I fantocci per allenarci. Nel trade district ci sono i negozi. Nel crafting district ci sono tutti gli strumenti che ci permettono di farci i materiali, appunto. Nel pet district, sinceramente, non ho visto ancora niente. Non ci sono né negozi né altro. Quindi, al massimo ci saranno animali al pascolo, così buttati lì. Ditemi che questo è un campo di zucche, ragazzi. Sì, che è un campo di zucche. Allora, i campi di zucche sono utilissimi perché, oltre a spalmarvi tante zucche, che ci stiamo fregando tutto ovviamente, vi permettono di appunto farvi con le zucche tutta una serie di bevande curative.
Che magari però mi sa che non abbiamo ancora sbloccato. Tipo, se io vado a crafting, alle bevande. Eh no, abbiamo soltanto la life potion. Benissimo. E vediamo un po'. E se vado qua, no, cooking non c'è nemmeno. Perfetto. Vabbè, comunque penso che intorno al livello 2 e livello 3, tenete conto che ogni volta che salite di livello si sbloccano nuove ricette. Potremo appunto utilizzare le come si chiamano? Le zucche per farci delle bevande curative. Quindi ci facciamo delle bevande curative, ce le portiamo appresso e insomma ci possiamo curare. Guardiamo un altro po' la mappa, voglio vedere un po' la zona intorno, quindi dove abbiamo esplorato. Andiamocene qua, va. Ah, tenete conto che adesso noi siamo debolissimi, siamo dei livelli 1, praticamente siamo inutili, quindi dovremmo prendere un po' di mazzate prima di poter fare qualcosa di serio. E quindi dovremmo un po' livellare. E quindi dobbiamo andare a picchiare qualcuno, vediamo un po'. Vediamo un po' qualcuno che sta da solo, così e viaggia, inesperto, senza timore, senza pericoli, senza paura. Poi arriviamo noi, spam. Vabbè, guardiamoci intorno, se magari... Ok, perfetto. Dopo questa scalata da alpinisti professionisti, io che vedo là sotto, quelle sono? Che sono? No, le guardie sono abbastanza forti. Non riusciremo ad ucciderle. Se poi mi vedono loro, amen. Ah, che salto, ragazzi. Ma da qua come scendo? No? Così. Guardate un po', voi vi buttate, fate che vi arrampicate, così non perdete vita, perché ovviamente... Se vi sfracellate al suolo, perdete vita. Ragazzi, questi sono conigli. E vi ricordo che noi abbiamo preso una bellissima cosa per i conigli. Che sono le carote. Guardate come si fiondano. Guardateli, guardateli, guardateli. Se le stanno mangiando. E questo è il nostro, ragazzi. Abbiamo adottato un coniglietto. Oh, ma sto infame. Perché mi attacchi, oh? Come lo chiamiamo sto coniglio? Peppino, vai Peppino, Peppino. Vai Peppino, picchia, picchia Peppino. Tiè. Perfetto, 2 di esperienza. E quindi ragazzi abbiamo visto che abbiamo raccolto un bel coniglietto. Guardate come se ne va in giro per i fatti suoi. Quindi ci è bastato prendere una carota e offrirgliela. E vedete ora ce l'abbiamo qua in gabbia. Povero coniglietto. Quindi ci seguirà dappertutto. E la cosa bellissima è che se muore... Perché ovviamente morirà, dato che non è immortale, vedete, ha una sua vita, una sua esperienza, quindi cresce insieme a noi. Se muore, resuscita alla faccia degli altri, quindi... E resuscita anche nello stesso punto in cui siamo noi, se siamo ancora vivi. Se siamo morti pure noi, lui muore insieme a noi e poi rinasciamo insieme. Questo finché non decidete di toglierlo. Quindi prendete la gabbietta, la mettete qua e lui non vi segue più. Però se la mettete qui... Lui vi segue, picchia i nemici. Attenzione che quello è un orco. Gli orchi non è che ci fanno male di più. Nella serie che ci tocca e ci distrugge. Meno male che non mi ha visto. Insomma, questa zona è piena, piena, piena di pericoli, ragazzi. Cioè, non si può stare tranquilli un secondo. Vediamo un po'. Oh, bellissimo. E le come si chiama? Le zucchine là dietro. Facciamoci un riposino così siamo belli a piena vita. Perché con lo scontro con il coniglio ci ha distrutti. Dato che siamo ancora dei nabboni livello 1. Siamo inutili, ragazzi. Ancora per poco, perché poi appena cresciamo facciamo le chiappe a tutti quanti. Quindi picchiamo sta radice brutta che non mi piace. Devo capire bene come funziona la nostra super mossa, perché... Capriole, capriole. Prendiamo le cipolle qua. No, il nostro coniglio è morto, ragazzi. Ma non vi preoccupate perché ve l'ho detto, ritornerà. Ci basta aspettare un pochetto. Molto pochetto. Nel frattempo vado a farmi un'altra dormita. Che sono già morto. Non vi preoccupate, all'inizio sarà un po' così. Anzi, magari io adesso vi risparmio. Ecco qua il nostro coniglietto. Vi risparmio, diciamo. Tutto il livellaggio, arrivo al livello 3 più o meno da solo, così non vi rompete le scatole. E niente, poi andiamo a fare qualcosina di divertente, tipo, non lo so, uccidere qualche boss, perché vedete sulla mappa tutte quelle croci qua con le spade sono tutti boss. Va bene, ragazzi, il mio tempo è finito, siamo arrivati a un quarto d'ora, quindi,
insieme al nostro coniglietto Peppino, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. A presto!